Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio prepararvi un video diverso dal solito, un video tag 100 domande su di me, così per conoscerci meglio. Fatemi sapere se vi piace, altrimenti se mi dite che non ve ne frega niente non lo faccio più. Ma iniziamo subito. Ok, nome Rossella, soprannome solitamente mi chiamano Rossi, odio essere chiamata Ross, è una cosa che proprio non mi piace, al massimo proprio Ro, comunque in linea di massima Rossi. Numero di candeline sull'ultima torta di compleanno, 23. Data in cui spegni quelle candeline, 16 maggio. Segni particolari, non ne ho idea. Luogo di nascita, Messina, quindi in Sicilia. Altezza, 1,60. Anche se qualcuno sosteneva di no, l'ultima volta che sono andata a Ondaland, praticamente mi hanno misurato sotto quel metro per passare negli scivoli, veramente è molto imbarazzante. E il tipo sosteneva che io non arrivassi a 1,60 m, ma vi assicuro che non è vero. Poi, colore degli occhi verdi, in realtà cambiano un po', in realtà con la luce. Infatti nei video dove ho i riflettori sparati si vede di più. Se c'è tipo invece una giornata proprio fuori uggiosa, grigia, sembrano quasi castani. Comunque verde scuro, verde chiaro, in base un po' alla temperatura, cioè al clima, al sole, queste cose qui. Poi, colore dei capelli, allora il mio colore naturale è questo qui su, finalmente lo vedete. È un castano chiaro barra biondo cenere, qua sotto avevo di tutto e di più, quindi adesso questa è la ricrescita di questo colore un po' strano, lasciamo stare. Numero di scarpe 37, occhiali non ne porto, hai piercing? Sì, ho un piercing all'ombelico che mi piace tantissimo, penso che non toglierò mai, no, non lo so. Tatuaggi? No, non ne ho. Animali domestici? Purtroppo no, però avrete visto sicuramente qualche foto tipo su Instagram, sui social, dove faccio vedere sempre due cani, che sono i cani di mio fratello, Zeus e Raiden, ed è un Jack Russell e l'altro è un trovatello, quindi non si sa bene che... l'ha preso al canile, quindi non si sa bene che razza è un mix tra un pastore australiano, mi pare, e un'altra cosa che non si sa. Però sono bellissimi e spesso io faccio la dog sitter, quindi sono sempre qua. Poi, ti piace il tuo lavoro? Sì. Ti sei mai ubriacata? No, praticamente, perché appena bevo alcol, qualsiasi cosa di alcolico, io sto male. Cioè, veramente, mi sento male. Ti sei mai innamorata? Sì. Hai già amato qualcuno al punto di piangere? Sì, ovviamente. Hai mai avuto incidenti in macchina? Sì. Uno mentre andavo a scuola un bel po' di tempo fa, in realtà niente di grave, per me non è stato niente di grave perché comunque ero praticamente ferma. Hai mai avuto incidenti in moto? Fortunatamente no. Vino rosso o vino bianco? Non mi piacciono le cose alcoliche, il vino ancora men che meno perché penso sia amaro, e quindi non bevo vino, lo so che è strano però vabbè, è così. Poi Coca-Cola o Pepsi? Non bevo nemmeno la Coca-Cola. Però tra le due preferisco la Coca-Cola. Lemon soda o Lemon soda, non so nemmeno cosa sia. Caffè normale o macchiato? Normale, però non bevo caffè. Che palle, non bevo un tubo, però in realtà tipo tutto ciò che è a base di caffeina mi fa stare malissimo. E anche tutto ciò che è a base di alcol mi fa stare male, quindi in poche parole io bevo praticamente solo acqua. E forse è meglio perché appena inizio con qualcosa non la smetto più. Poi, caffè zuccherato o amaro? Assolutamente zuccherato, a me non piace proprio il gusto amaro. Zucchero normale o di canna? Ma spray, mi piacciono tutte e due. Diciamo che ci sono alcune cose, per esempio il tè al limone, in cui amo mettere lo zucchero di canna, secondo me ci sta benissimo. Poi, coperta o piumone? Coperta, il piumone mi sa troppo di freddo. Lasciare o essere lasciati? Ma secondo me lasciare, perché essere lasciati significa che ci rimani proprio male. Lasciare sicuramente sì, ci rimani male, ti dispiace, però in realtà sei lasciato è perché hai già qualche altro pensiero. Colore dei calzini neri. Numero preferito 14, non c'è un motivo, mi piace basso il 14. Film preferito? Allora, adesso no, non so perché mi viene in mente Il diavolo veste Prada,
Però in realtà forse uno dei miei film preferiti, ovviamente io non sono una tipo che ama i film, i telefilm, stare davanti alla televisione, andare al cinema. Cioè, per me il cinema, andare a guardare i film è proprio uno svago, dove devo andare per ridere, rilassarmi. L'idea di andare al cinema per vedere un film triste che mi fa stare male, mi fa piangere, mi fa paura, non mi piace per niente. Quindi io in genere guardo solo commedie, anche in TV, comunque cose proprio rilassanti. E quindi mi piacciono tantissimo i film con Jennifer Aniston e l'ultimo che l'hanno fatto ieri sera, mia moglie per finta l'avrò visto 150.000 volte, se no mi piace anche Il diavolo veste Prada, vabbè ce ne sarebbero diversi. Poi, citazione, allora, la mia citazione diciamo preferita dell'ultimo periodo è questa, ed è la fortuna è ciò che accade quando la preparazione incontra un'opportunità. Poi, computer o PlayStation? Assolutamente computer, non gioco praticamente mai la PlayStation se non qualche volta con mio fratello o col mio fidanzato, proprio se proprio sono disperata. Poi, giorno della settimana, assolutamente sabato è il giorno più bello, perché il giorno dopo comunque domenica in teoria sei a casa, in base ovviamente a cosa fai, e insomma, il giorno più divertente. Canzone preferita attuale? Qual è la mia canzone preferita? Non so perché mi viene in mente quella canzone di Giusy Ferreri da Roma a Bangkok. Mi viene in mente solo quella, però in realtà non è la mia preferita attuale. No, non mi viene niente, però ne ho un sacco. Programma televisivo, che più mi piace? Vabbè, ultimamente io adoro i programmi di cucina, quindi sono in fissa ormai da diversi anni, forse con Cuochi e Fiamme, lo fanno la sera sulla 7D, anzi sa che sono ancora le puntate ripetute, perché mi piaceva se non è meno di Benedetta, perché veramente facevano delle ricette che potevi fare pure tu in casa, invece solitamente nei programmi di cucina fanno delle ricette allucinanti, che belle da vedere, ma non le farai mai, invece il menù di Benedetta dava veramente gli spunti, comunque delle ricette fattibili. Infatti io ho un sacco di ricette che le ho prese da quel programma. Purtroppo ovviamente non lo fanno più e fanno quell'altra cavolata, a mio parere, su Real Time, che non ricordo nemmeno più come si chiami, che non guardo praticamente mai. Poi, cartone preferito, Rossana. Poi, hai mai nuotato nudo? No. Cocktail preferito? Il Quattro Bianchi, anche se in realtà io non potrei bere alcol, infatti ogni volta che lo bevo sto male. Sogno o sondesto? Sondesto, però dai, un po' sogno. Sport praticati? Praticamente al momento purtroppo nulla, anche se io dovrò fare sport, ma sport praticati intende in passato? Ho fatto un sacco di anni di nuoto. E anche di nuoto sincronizzata a livello agonistico fino alla terza media. Dopodiché ho iniziato ad andare in palestra, a fare corsi in palestra più che altro. Qualche volta ho fatto fitbox, altre volte ho fatto per un periodo piccolissimo perché costa veramente un macello. E poi era pure lontano, ho fatto pole dance, che è bellissimo, ma costa un sacco veramente. E per il momento faccio quando mi capita, tipo i workout in casa, che vuol dire per me praticamente non fare mai sport, perché inizio dicendo sì, lo farò tutte le settimane. Come no? Praticamente se non ho l'abbonamento in palestra, che comunque a me piace per andare a svagarmi, non faccio sport, quindi per ora non sto facendo niente. Poi, sport preferito da vedere dal vivo, ma non ne ho sinceramente, perché non vado a guardare gli altri cioè a me annoia guardare gli altri dal vivo che giocano, fanno qualcosa, vuoi esserci io là in mezzo, proprio se devo fare qualcosa. Sport preferito da vedere alla TV, ovviamente non sono sincronizzato, l'ho fatto, quindi lo voglio vedere, mi piace vederlo. Se no, anche i tuffi, tipo, però di più nuoto sincronizzato. Pasta o pizza? Difficile da scegliere, però la pizza tutta la vita. Come ti vedi da qui a 10 anni? Allora, ho 23 anni, 33 anni, spero sposata con un lavoro, magari un figlio, ma guarda, meglio non pensarci. Cosa
Cosa fai quando ti senti giù? Ascolto musica, sì. Parolacce che dici più spesso? E vabbè, non si può dire, siamo su YouTube. Vaff. Poi penso, o forse no, non lo so. Frase che dici più spesso? Qual è la frase che dico più spesso? Ora chiedo a qualcuno qual è la frase che dico più spesso, perché ma come facevo a non ricordarmi? Cioè, chi mi conosce assolutamente lo sa, perché io ho questo tormentone anche per, tipo, quando ci sono dei momenti morti, io parto con questa domanda, che chi mi conosce adesso dovrà indovinare in questo secondo, parto con questa domanda, anche senza pensarci, proprio vado a caso e la mia domanda è: news? Avete qualche notizia? Così. Ma proprio per rompere il ghiaccio, però notizie solo positive, perché cose negative, cioè veramente, già c'è il telegiornale, tutti parlano di cose negative, io voglio una notizia positiva, più magari anche divertente. Comunque, cosa odi? I bugiardi e i falsi. Chi non sopporti, anche qui, i bugiardi e i falsi, sì, non li sopporto. Qual è la cosa più bella che esiste? Che esista? Ma la cosa in senso generico? Che bello, secondo me il mare è la cosa più bella che esista. A che ora vai a dormire? Allora, non ne parliamo perché dipende. Se non avessi nulla da fare dalla mattina alla sera, come magari capita in alcuni giorni che sono in vacanza così. Potrei andare a dormire pure alle 3 di notte perché io, non so, quando sono in vacanza, comunque un momento morto della mia vita in cui non ho niente da fare, io vado a dormire tardissimo alle 2, alle 3 e poi però il giorno dopo ovviamente devo dormire fino a mezzogiorno, se no, altrimenti se il giorno dopo devo svegliarmi presto devo dormire assolutamente 8 ore perché sono rincretinita. Allora, non so se questo è dovuto al fatto che io non prenda caffè, infatti gli altri dicono che senza caffè non vivono, però veramente io se non dormo sono proprio sconvolta, non riesco a far niente. Poi destrorso, mancino, destrorso. Segno zodiacale, toro, punto debole. Non lo so e non ve lo dirò. Scherzo, non lo so, non mi viene in mente adesso. Ricordo più brutto. Oh mamma. Oh. Mamma, mi è venuto un ricordo bruttissimo, tutte le mie interrogazioni di greco, anzi 5 anni di liceo classico, questo è il ricordo più brutto. Ricordo più bello, me sul materassino in mezzo al mare che mi rilasso. No, vabbè, non lo so, cioè come faccio a scegliere? La migliore qualità, e vabbè, però non è che me lo posso dire da sola, me lo devono dire gli altri. Poi, qualità che ti riconoscono, e anche qui devo chiedere, difetto che ti attribuiscono. Pazza, è psicopatica? Mia fidanzata mi attribuisce psicopatica, non so se poi lo pensa realmente, anche se dubito di sì. Qualità che ti riconoscono, non lo so, devo chiedere. Adesso chiedo. Dico se hai paura dei ragni. Il tuo primo pensiero la mattina. Il mio primo pensiero è: vediamo se mi è arrivato qualche messaggio su WhatsApp, tipo. L'ultimo pensiero prima di andare a letto. Allora, prima di andare a letto, quindi prima di andare a letto. Boh, che pensiero ho prima di andare a letto? Mi sono lavato i denti? Non lo so. La prima cosa che guardi in una persona del sesso opposto: gli occhi. La qualità che cerchi in una persona del sesso opposto. Ma simpatia. Sai cantare? Sì, dai. No, forse non te, gli altri non pensano che io sappia cantare. No, non lo, no, dai, così così. Credi in te stesso? Non sempre. Pensi di essere attraente? Beh, dipende. Se mi sono svegliata e ho dormito 3 ore, assolutamente no, dipende un po' dalla giornata in realtà. Vai d'accordo con i tuoi genitori? Sì.
Suoni uno strumento, il flauto dolce vale? Comunque no, allora avevo iniziato la chitarra perché veramente adoro la chitarra diverso tempo fa, però sempre quando andavo al liceo non avevo tempo nemmeno per vivere e tutti i miei pensieri erano proprio di finire quei 5 anni terribili, quindi alla fine in realtà l'ho lasciata un po' lì, non l'ho più ripresa, però penso che un giorno la riprenderò. Nome preferito? Allora, nome preferito di donna, mi piace Iris, non si chiama nessuna così. Per il maschio, tipo Gabriele mi piace, anche se non lo so, poi Marco, però è proprio banale, non lo so, non li so, i nomi preferiti, lasciamo stare, che è meglio. Nome che odi? E vabbè, meglio non dirlo, magari c'è qualcuno che si chiama così. No, comunque, nome che odio... Ma cioè, lo sapete che io affibbio i nomi alle persone, quindi se c'è una persona che proprio non sopporto, poi io odierò quel nome. Però in linea di massima non c'è un nome che odio. Poi, meglio tentare ma poi pentirsi o non tentare e rimpiangere? Tentare ovviamente, dai. Credi nel destino? Sì. Credi in Dio? Sì. Sangue freddo o caldo? Che vuol dire? In che senso? Boh, freddo. Inverno, estate, anche se quest'anno veramente mi ha uccisa. Mare, montagna, mare, tutta la vita. Sai chiedere scusa? Sì, dai. Sei permaloso? Sì, abbastanza. Cosa cambieresti di te? Ma a livello fisico il naso, che non mi piace proprio. A livello di carattere, magari la timidezza. Hai mai rubato? No. Ami il rischio? Ma, insomma. Sai stare solo? Sola? Sì. Sei felice? Per ora sì. Vuoi avere figli? Adesso no, ma in futuro sì. Matrimonio o convivenza? Dottor Ovvio, matrimonio dopo la convivenza. Essere o apparire? Allora, secondo me essere. Però anche l'apparenza comunque conta, anche se io dico sempre che alla fine le persone le devi conoscere, dopo un po' non puoi giudicarle subito da come le vedi. Poi, vediamo cosa mi rispondono. Aspetta, mi è arrivato il messaggio di prima dove ho chiesto cosa pensi. No, vabbè, allora, prima avevo chiesto qual è la frase che dico più spesso e la mia amica dice ma poi la posso dire una cosa, cioè, quando devo dire qualcosa dico ma la posso dire una cosa. Ma in realtà è news, anche se lei in questo momento non si ricorda, ma adesso mi serve l'altra domanda che è quale qualità? Boh, vabbè, sta facendo i cavoli suoi, non mi risponde alla domanda che mi serviva. Andiamo avanti, eravamo arrivati a... La bella o la bestia? La bella. Sai abbassare la testa? Sì. 3 desideri al genio della lampada. E vabbè, però se ti dico poi non si avvera, non li voglio dire. Ti sei rotta le palle a rispondere a queste domande? Beh, devo dire di no, effettivamente, anche se comunque erano 100. Ok, rieccoci per le ultimissime domande. Ho chiesto e mi hanno risposto qualità e difetti che mi riconoscono. Testarda, non ho capito se sia una qualità o un difetto, sincera. E un difetto è mi impunto a bestia. Se voi avete capito che significa, no. E niente, vi saluto e vi mando un bacio. Ciao!